Allora, intanto vi ringrazio per essere intervenuti, anche perché è importante che si parli di politica. Noi purtroppo siamo stati abituati sempre a delegare e a dire vabbè, stavolta votiamo questo, vediamo, poi tra 5 anni se ne parla, vediamo cosa farete, vediamo cosa faranno. Invece noi siamo qua non solo per la campagna elettorale, ma per noi queste sono veramente occasioni preziose per scambiare. Così? Ah. Ah sì, addirittura. Per raccontarvi quello che succede dentro l'istituzione e soprattutto informarvi. Se metà di voi o tre quarti di voi non voteranno Movimento 5 Stelle, ma lo faranno comunque perché sono informati, perché vogliono, hanno altre idee, hanno altri ideali. A me va bene lo stesso, io sono felice che voi siete qui proprio perché il dibattito e passare una domenica sera a parlare di politica è qualcosa veramente che ci dobbiamo riprendere e dobbiamo farlo sempre più spesso. Ora, io sono Gianina Ciancio e sono all'ARSA, all'Assemblea Regionale Siciliana, in quinta commissione, cultura, formazione e lavoro. Ovviamente non vi dico nella mia commissione quante ne vediamo perché stiamo parlando di soprattutto formazione e lavoro, ovviamente la formazione che è la bestia nera di questa terra, per chi conosce un minimo di dinamiche, ma no, non sto qui a tediarvi perché dovremmo stare una serata insieme intera a parlare di formazione, lavoro e purtroppo di cultura che si parla veramente molto molto poco. Io sono sicuro che qualcuno di voi o comunque dei vostri amici, delle persone che ci stanno accanto, ci ha fatto sempre questa critica. Ma voi che cosa volete fare se non fate alleanze? Ah, voi non vi alleate con nessuno, dite sempre di no. Allora, a parte che il dire sempre di no e non fare alleanze con nessuno sono due cose diverse. Noi non facciamo alleanze con nessuno, ma non è vero che diciamo sempre di no. Queste sono menzogne che mettono in giro ovviamente per screditare il Movimento 5 Stelle. Allora, perché non facciamo alleanze? Perché non vogliamo avere cambiali da pagare con nessuno? Fare alleanze significa mettersi dentro, proprio a livello di lista elettorale, mettersi dentro persone di cui non possiamo assolutamente garantire. Noi siamo fieri e orgogliosi di girare sotto un unico simbolo e di garantire solo per quello, e noi per candidarci con quel simbolo dobbiamo presentare il casellario giudiziario, dobbiamo presentare i carichi pendenti, dobbiamo essere puliti, che uno dice vabbè, è una cosa normale, è il minimo indispensabile. Non è il minimo indispensabile perché per esempio all'Assemblea regionale siciliana tre quarti del Parlamento sono indagati, noi inclusi, e noi siamo 14, quindi praticamente sono tutti indagati. Quindi, quando noi diciamo che non vogliamo fare alleanze è perché noi non vogliamo vincere con i numeri e non vogliamo che ci sia qualcuno che un domani ci viene a chiedere: ma io ti ho portato voti, ora che cosa mi dai? Noi vogliamo vincere con la coerenza e con l'onestà, sono cose completamente diverse. Non vogliamo galoppini, queste liste civetta che poi, ripeto, un domani saranno possibilmente persone che ti ricatteranno perché ti dicono: io ti ho portato voti, ti ho fatto salire e ora mi devi in cambio qualcosa. Noi questo genere, questo sistema non lo condividiamo e non lo condivideremo mai. Ed è esattamente il sistema in cui si è trovato Crocetta, che poi uno dà sempre il beneficio del dubbio, ma quando un presidente della regione butta fuori dalla giunta Marino, che è un magistrato e che era l'unico che si salvava di questa giunta, e nel contempo si tiene la Monterosso, segretario generale della regione, che è condannata dalla Corte dei Conti per danno all'erario, evidentemente no, non è una questione di necessità, ma di malafede. Io posso pensare solo questo. Ma comunque Crocetta si trova in questo momento sotto scacco, assolutamente sotto scacco della sua maggioranza. La Sicilia è bloccata, l'Assemblea regionale siciliana è bloccata perché i partiti di maggioranza che sono, lo ricordo, PD, UDC, Articolo 4, DRS e a volte anche con un pizzico di centrodestra, perché ora vi racconterò anche non guasta mai, quanto basta.
sono tutti partiti che in questo momento stanno bloccando completamente l'attività amministrativa della regione. Perché? Per le poltrone. Perché c'è l'articolo 4 vuole due assessorati, e quello vuole un assessorato, e quello vuole un dirigente generale, e quello vuole il direttore sanitario. Cioè, è un sistema folle dove non gliene frega assolutamente nulla dei provvedimenti reali, cioè dei disegni di legge, delle mozioni, dei progetti che presentano, delle associazioni che presentano progetti, non gliene frega assolutamente nulla. Quello che a cui loro mirano è avere quante più poltrone possibile. E noi sono, ripeto, 2 mesi, perché prima c'era sto benedetto rimpasto. E allora per questo benedetto rimpasto abbiamo perso 2 mesi in cui andavamo in aula, c'eravamo solo noi, qualcuno del centrodestra e quasi nessuno del centrosinistra, se ancora esistono queste categorie, soprattutto in Sicilia. Ovviamente non credete che gli decurtano lo stipendio lo prendono lo stesso, anche se non hanno il tesserino inserito, perché il numero legale è presunto. E se non c'è una votazione non si può richiedere il numero legale, quindi noi non potevamo neanche richiedere il numero legale per fargli decultare la diaria, perché il regolamento dell'assemblea non lo prevede. Ovviamente il regolamento dell'assemblea viene fatto dall'ufficio di presidenza. Noi nell'ufficio di presidenza avevamo Avventurino, non so se lo ricordate, che abbiamo mandato a, lo dico perché l'abbiamo buttato noi nonostante fosse una nostra cosiddetta poltrona, ce ne siamo fregati, gli abbiamo detto: caro mio, tu non restituisci i soldi, sei fuori, non ti vogliamo nel Movimento 5 Stelle. E l'abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto né gli elettori né l'opinione pubblica. Noi per primi gli abbiamo detto: Antonio, mi dispiace, sei fuori, ti poni fuori dal movimento. Ma si parla di coerenza, non si parla di severità o di cose, si parla semplicemente di coerenza, perché questo è il nostro bigliettino da visita. Noi restituiamo il 70% dello stipendio, e credetemi, una persona su 15 è una percentuale bassissima, perché se voi considerate che noi a testa restituiamo, io per esempio ho restituito circa 90.000 euro da un anno e mezzo, se voi considerate che un cittadino che non è abituato a guadagnare 1.000 euro, io addirittura non avevo neanche una busta paga, ma la prima busta paga che ti arriva è di 11.700 euro netti, vi rendete conto che il restituire il 70% è un atto rivoluzionario, e ci sta che una persona su 15 molli e ceda, diciamo, alle mani del denaro, così come è successo al Parlamento nazionale. Abbiamo fatto degli errori sicuramente, ma è normale, è fisiologico. Ora, dicevo, noi siamo bloccati in assemblea regionale e dobbiamo fare la cosiddetta finanziaria bis. La finanziaria bis non è altro che una riedizione della finanziaria vera e propria, che è la legge più importante per una regione, perché è la legge che autorizza la spesa. Ora, a gennaio era stata votata una finanziaria, noi avevamo anche inserito delle norme, solo che questa finanziaria è stata impugnata per il 70% dal commissario dello Stato, ovvero il 70% delle norme di questa finanziaria sono state completamente cassate dal commissario dello Stato, che è colui che vigila sulla costituzionalità delle leggi siciliane. Perché? Perché non c'era copertura finanziaria, si sono inventati una copertura finanziaria, in realtà questa copertura finanziaria non c'era, e tutte le norme che hanno inserito, tra l'altro cose loro, perché erano distribuzione anche in mezzo alle altre cose anche buone, ma c'erano anche distribuzione agli amici degli amici, comunque è stata impugnata, e già questa è una prova del completo fallimento di questo governo. Ma andiamo avanti. Dovevamo analizzare questa finanziaria bis. La finanziaria bis non è stata ancora presentata, perché prima si doveva fare un provvedimento importantissimo per la Sicilia, e che abbiamo fatto, e con questo concludo. Questo provvedimento è l'accensione di un mutuo con lo Stato di 1 miliardo di euro. Cioè, noi abbiamo acceso con lo Stato italiano un mutuo di 1 miliardo di euro, sapete per cosa? In realtà si chiama, come l'hanno chiamato, salva imprese.
Sapete quali sono le imprese? Sono le multinazionali nel campo, nel campo sanitario, le grandi compagnie, le grandi aziende farmaceutiche. Il 20% di queste aziende sono siciliane e hanno dipendenti siciliani, tutto il resto sono, diciamo, realtà che sicuramente non falliscono se noi tardiamo un altro mese. Però noi abbiamo detto ok, va bene, allora i debiti vanno onorati sicuramente. Anche se noi facessimo questo debito, però troviamo delle coperture diverse, perché sapete cosa hanno trovato loro e cosa hanno fatto alla fine? Ci hanno costretto a mantenere al massimo le IRPEF, le aliquote IRPEF e IRAP per i prossimi 30 anni. Cioè, noi, io, i miei figli ancora pagheranno questo mutuo. Gli unici a votare in maniera contraria siamo stati noi e altre tre persone, per onestà lo dico, per Musumeci, il gruppo Musumeci e qualcun altro. Gli unici siamo stati noi. Sapete cosa ha fatto tutto il centrodestra, la cosiddetta opposizione? Si è astenuta. Si è astenuta, ma lo sapete perché? Perché astenersi in questo caso ha comportato l'approvazione del disegno di legge, perché siccome sapevano che Crocetta non aveva i numeri in aula, se loro avessero votati tutti contrari, compatti, non sarebbe passato il disegno di legge. Invece è passato grazie alla loro astensione. E ricordiamocelo la prossima volta, quando un politico verrà a dirmi ti do 50 euro o ti do la busta della spesa, gli dobbiamo dire: caro mio, tu hai rovinato il futuro mio e dei miei figli. Che cosa mi stai venendo a dire? Ma ce lo dobbiamo ricordare, noi abbiamo purtroppo la memoria corta. Io concludo dicendovi una sola cosa. Allora, stavolta o per le prossime volte, da ora in poi, quando andiamo a votare, andiamoci a votare, perché non andarci significa fare il gioco dei partiti, non mi stancherò mai di ripeterlo, perché un voto non dato è uguale a 10 voti clientelari, perché se voi considerate che il 53% alle scorse regionali della popolazione non ha votato, vi rendete conto delle cose che sarebbero potute succedere, di cosa sarebbe potuto cambiare se solo la metà di queste persone fosse andata a votare? Quindi andiamoci a votare, però non votiamo più per noi stessi, votiamo per i nostri figli, votiamo per il vicino di casa, per il primo sconosciuto, votiamo veramente per l'interesse collettivo, non per un nostro tornaconto personale, perché il tornaconto personale, che sia il posto di lavoro, che sia la busta della spesa, che sia qualsiasi cosa, ha rovinato questa terra. Basta.